Salgono su in configurazione a triangolone fino a 1500 metri a Porto Rossi a chiudere con il numero 10. Andiamo subito alla voce del capo formazione, andiamo a tempo un dritto verso il cielo per la prima spettacolare apertura. Informazione alla rotazione intorno all'asse longitudinale abbinata alla traiettoria che viene disegnata all'interno di una giocatrice a volta. Colori, 9 a sinistra, 1 in arrivo da destra, fumo bianco, volo, rovescio, 650 km. E ci presenteranno pony numero 4 e pony numero 5. Lento, una manovra altamente tecnica. Fare il palcoscenico alla formazione principale. Casco bianco del pilota mentre veniva letteralmente spinto. Stessa cosa per il 6, poli 6, poli 7, poli 8, chiudere, poli numero 9 nel triangolo inverso della pattuglia cromatica nazionale. Sale con il verde, il bianco ed il rosso della nostra bandiera. Il tocco sarà il moto della lancetta del suo altimetro, sospeso per un attimo nel cielo per poi lasciarsi cadere all'interno dei suoi stessi fumi fino a far riprendere efficienza alle superfici aerodinamiche. Questa Thank you.
sospeso nel cielo ancora una volta, lasciandosi poi cadere all'interno dei suoi fumi. È arrivato il momento di presentarvelo, è il numero 10 della pattuglia acrobatica nazionale. Facciamo un grande applauso al nostro solista alla prima stagione, il maggiore Massimiliano Salvatore. No, dalla voce del capoformazione. Paratolati, via. Interni, via. Via. Spettacolare apertura della bomba. Acrobatica nazionale in questo momento stanno eseguendo singolarmente ma forzati all'unisono e in formazione questo mezzo looping per poi cantare tutti insieme contemporaneamente la di il centro della display line passando. Spettacolare in chiuso. Con il suo faro e poi giù la caricata per il successivo looping con no e looping le due manovre. Doti di manovrabilità di questo velivolo, questo addestratore utilizzato ancora oggi presso il 60esimo stormo di Lecce-Caradagna, prima in volo tra un MB 339 e l'altro. Allora preparate le fotocamere e non perdete l'occasione di scattare una foto al ventre tricolore del nostro macchino durante questa virata Snyder a bassa velocità con gli aerofreni estratti. Con le note della Puccini e l'indimenticabile voce del maestro Luciano Pavarotti. Musica.